Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda escrementizio televisivo. Prima di cominciare, mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo possentemente qui. Mi raccomando, venitemi tutti e dico tutti a stalkerarmi anche su Instagram. E sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, andatevi tutti quanti ad iscrivervi in massa anche a quel canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video, nemmeno lì. È il video che andremo oggi a... Io ho paura stavolta di andare a viseonare. È un video su Pomeriggio 5, ovvero Denis Dosio è andato a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Non c'è più mondo, veramente, non c'è più mondo. Via! Siete pronti? No, non siamo pronti. Aspetta un attimo, fammi concentrare. Oh mio Dio, Signore Gesù Cristo, aiutami. Lui è una star del web che si spoglia tutto quanto. Una star del web? Stiamo parlando solo di Instagram. Se parli di una star del web, dovresti parlare anche degli altri social. Come mai lui negli altri social non c'è? Però basta che diventi famoso in un solo social, che poi nemmeno così tanto famoso, perché comunque c'ha 200.000 e passa, ma così così, eh. Non è che tutta sta gran fama. Per Barbarella sei famoso su tutto il web. Vabbè, allora chi è famoso come me su YouTube, su Facebook, su Twitter e su Instagram, allora non vale un cacchio, perché devi diventare famoso solamente su Instagram. E per lei sei famoso in tutto il web. Io, tu, mi dicono che sei... che ti amano tutte le ragazzine. Ha le lenti a contatto, Dennis, o sbaglio? Però, aspetta, mi dicono che sei famoso con tutte le ragazzine. Dagli 8 ai 12 anni, forse. Le mie viste. Anche non ragazzine. Anche povera. Ah, allora... Stavo dicendo una minchiata, meno male che m'hanno corretto e m'hanno anticipato, meno male. Le viziatine, raga, dagli 8 ai 12 anni, massimo 13-14 anni, le viziatine. Manco se stava parlando dai 25 ai 30 anni, le viziatine. Io seguo Trash Italiano, trendy. Sì. E già il fatto che dice io seguo Trash Italiano significa che lui è un personaggio trash. Ed è per questo che è stato invitato da lei a essere preso per il culo in diretta nazionale a Pomeriggio 5. E poi quello che prende per il culo sono io, no, per farti capire, sono io quello che prende per il culo, eh. Oggi riunione, ho visto, stasera abbiamo Denis Dosio. Wow, stasera abbiamo Denis Dosio. Allora si saranno risate in studio davanti a tutti a essere preso per il culo. Ma perché ci sei andato tu e Follettina Trieste? Perché ci siete andati? Ci sono andati a essere presi per il culo, ci sono andati. Dico, ma è quello lì, sei tu. Sono io. È lui, purtroppo è lui, The real. Io so che le tue fans... Che hanno dagli 8 ai 12 anni, ok? Dagli 8 ai 12 anni, forse arrivano a 13-14, ma proprio così, proprio con il sudore sulla fronte ci arrivano. Vorrebbe, a parte questi capelli che hai, fantastico. È il ciuffo. E partiamo dai capelli, dai. A parte questi capelli che sono fantastici, veramente, ma non me li farei manco se sto per morire, tra virgolette. Partiamo bene con la presa per il sederino. Partiamola bene. È il ciuffo. Io non ce l'ho il ciuffo, raga. Non ce l'ho. Ma se avessi il ciuffo, di sicuro non lo porterei da Barbara D'Urso. Me lo terrei per me il ciuffo, perché non voglio che venga preso in giro il mio ciuffo. Ok? Ti vorrebbero come interprete di un serial molto importante. Aspetta. No, un attimo. Che minchiata stanno dicendo? Raga, che cacchio stanno dicendo? Ho come il presentimento che sta per essere sganciata una bomba. Una bomba proprio stronzata megalomane. Una minchiatona proprio bestiale. Molto importante. E di cui ti vorrebbero protagonista. Addirittura protagonista? Ma di che cacchio state parlando? Ma di cosa parlate? Di cosa? Che ha fatto finora lui? Che ha fatto? A parte sfogliarsi su Instagram, che ha fatto? Allora, io oggi ho pensato di farti sedere vicino alla produttrice, nonché regista, nonché sceneggiatrice.
produttrice nonché regista nonché Federico Fellini, Lori del Santo, che ricordiamo tutti, ha debuttato su YouTube con The Lady. The Lady, non so se la conoscete, The Lady. Signora, c'è un uomo per lei. Chi? Un uomo. Cioè, aspetta, a sto punto, raga, io faccio 2+2 senza manco vedere. Cioè, gli vorrebbe fare The Lady a lui? Non ci credo, no, veramente, non ci credo. No, raga, per forza, 2+2 fa 4, non fa 7. Per forza. Come fa 7? 2+2 fa 7. Ma come cacchio te li fai i calcoli anche tu? Ma chi te l'ha insegnato? Ma veramente? I calcoli renali, però. Di questo serial, che è Lori del Santo, The Lady. Oddio, ci ho indovinato. The Lady, veramente. No. Dennis, tu conosci The Lady? Sì, sì, ho visto, sì, la prima stagione. Lui l'avrei subito scritturato. Vero? Immediato. E ti credo, cioè un toy boy praticamente, raga, stiamo parlando di Lori del Santo, eh? La prima in assoluto in tutta Italia che ha avuto più toy boy nella storia mondiale dell'Italia. Guarda che lui è fortissimo, sì, ma è una presa per il culo generale qui. Cioè, Barbarella, oltre a prendere di mira Dennis D'Osio, sta prendendo di mira anche Lori del Santo a sto punto. Perché non mi puoi adulare The Lady, non mi puoi adulare The Lady. No, raga, io sono scioccato, ma veramente. Perché sono certa che oltre alla bellezza ha qualche dote, anche talento umano. Recitativo, perché poi sono andata a vedere i suoi video. Ma che cacchione, cosa recita? Che cosa? Davanti allo specchio col cellulare? Ehi, raga. Essere o non essere, questo è il dilemma. Questo è recitare, raga. Questo è recitare! Dove cacchio siamo sbarcati? Su un altro pianeta, su Marte siamo sbarcati. Manco sulla Luna che è più vicino, no, su Marte addirittura siamo sbarcati. Cioè lui recita. Ecco, appunto. Giusto, non solo recito. Non solo recita. Cosa fai? Si spoglia, l'unica cosa che fa, si spoglia. Non recito solamente, mi spoglio anche, okay. Perché io sono anche venuto qua. Devo per ancora visitare presentare. Stai calmo. Barbara, dove va la telecamera? Dove la telecamera? Dove sta andando? Io devo visitare. Dove vai? Dove va? Io se la pensa così, dov'è la telecamera? Dov'è? Aspetta che mi spoglio. Ma perché portate in televisione questi elementi? Guardate a Tonon che si tiene la testa come per dire: ma questo chi cacchio è? Tutti che ridono, tutti che lo prendono in giro, lui convinto, mi spoglio. Ma siamo seri? Ma veramente siamo seri, raga? Ma veramente? Ma in che cacchio di punto della storia critico siamo arrivati? Cioè, baby, e poi... 2 minuti e sono da te, ora sono da Barbarina. No, rimani da Barbarina, rimani lì che è meglio, rimani lì per favore. 2 minuti e sono da te, ma chi ti vuole? Statti lì, stai lì. Che visto anche te, scusa, vengo qua e non ti visto, per forza. Non ho capito niente. Cioè, perché si spoglia, si abbassa i pantaloni, si fa vedere le mutande e dice che vizia? Poi dovresti viziare Barbara D'Urso che ha 50 anni in più di te. A lei dovresti viziare? Capisco Lori del Santo che si fa viziare con i toy boy, ma Barbara D'Urso, dai, ha rifiutato anche i migliori. Barbara D'Urso si fa viziare da te. Sì, credici. Viziare pure te. Cosa è successo? Adesso sto... vizio pure te. Cosa vizio anche te. Vizi anche me. Certo. Vizi anche te. Devo viziarti. Ti devo viziare. Ora mi spoglio e ti vizio. Sembra tipo che dice mi spoglio e ti violento. Cioè sembra tipo uno che dice una cosa del genere. In che senso? È che ti vizio. In che senso? È che ti vizio. La vizia. Vabbè. Ti faccio... scusa. Perché lui... Ah, perché lui inizia le sue... Cioè, raga, notate che Barbara dice a un certo punto, dice, va bene, ok, lo scherzo, va bene le prese per il culo, ma mi sa che forse abbiamo esagerato stavolta, ma proprio un tantino, abbiamo invitato un personaggio che è veramente trash. Stai viziando anche me che ti sei messo in mutande. È certo. Fantastico. La faccia di Barbara D'Urso è a metà tra non so che devo dire, non so che devo fare, me ne voglio andare, mi voglio sotterrare. Ok. Che scherzo. Primo posto, Striscia la Notizia, ovviamente. Esatto.
Ma questa è bella. Primo posto Striscia la Notizia, ovviamente i nuovi mostri. Se ne è resa conto. Dennis, te ne devi andare da lì. Te ne devi andare. Posso presentare gli altri ospiti? Ti tratto no, bene. Ma è andato nudo verso la telecamera. Cioè faceva così Lemme una volta. Prendeva e andava verso la telecamera. C'è il disagio, la tristezza. Io voglio veramente voglio morire. Ma che... le persone così, i persone, perché lo fa? Tu mi devi spiegare perché, me lo spieghi perché? Sono un pazzo come Lem, sono un pazzo come Lem. Ma... è un puzzle come Lem. Vorrei presentarti Fabiana Britto, la conosci? Sì. Ciao Barbara, buon pomeriggio. Ti presento Raffaello Tonon. Sì, ti presento. Guardate Tonon, che è la stima fatta persona, l'unico in tutto lo studio che dice davvero quello che va detto, è Tonon. Tutti a prendere per il culo, tutti in quello studio, l'unico sincero che pensa le cose che vanno dette, che penseremmo tutti, tutti, me compreso, è Tonon, il grande Tonon. Veronica Satti, ti presento un mio ex concorrente dell'anno scorso che mi dicono che ha delle foto su Instagram molto hot. Vabbè, lasciamo stare, passiamo avanti, qua c'è proprio la creme della creme, ok? La regia. È stato drammatico, no, però... io vorrei strangolarmi con la cravatta in diretta. No. Grande Tonon, no, ve lo faccio risentire perché è giusto, questa cosa va sentita molte volte perché vi deve entrare in testa, ok? La regia. È stato drammatico, no, però... io vorrei strangolarmi con la cravatta in diretta. No. Io vorrei strangolarmi in diretta. Ma se c'ero io non ci andavo così leggero, fidati. Io giornalista, sì, ma stamattina gli altri autori, avete aspetta, fatto una aspetta, cattiva colazione, no, ragazzi. Aspetta. I commenti di Tonon sono i mitici. Raga, perché dice quello che pensiamo tutti. Dai, sincero, scrivetemi nei commenti. Dice quello che pensiamo tutti. Elena Morali è molto coperta. Oggi è venuta così. Ecco. È praticamente nuda. Cioè, è nuda. Se non ci fossero quegli adesivi in quella rete, in quella rete, quella maglietta form- cioè, che ti sembra tipo una rete, è nuda. Io approvo. E grazie al cacchio, approvi. È normale. Quella lì è nuda praticamente sotto, c'ha due bocce così, è normale che approvi. Chiunque approverebbe, grazie. Vediamo un attimo chi è Dennis Dosio. Guardate. E qui... ho davvero tanta paura. Qui si entra veramente nel trash più trash italiano. Ragazzi, questo video trash di merda e screamintizio televisivo finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E come in ogni video, anche in codesto video, la morale è solo una. In che senso? È che ti vissio. In che senso? È che ti vissio. Pump up the volume.